C'è anche un pizzico d'Italia in questa presentazione. Vediamo il servizio di Franco Bortuzzo. La notizia per noi italiani è che la carotina della Formula 1 la fanno vedere pure a Davide Valsecchi, 26 anni, lombardo di Erba, ultimo vincitore del campionato GP2. Terzo pilota Lotus. Nelle immagini giunte da Enstone, Inghilterra, sede della scuderia, in fase di presentazione della nuova E21, tutta su internet, quanto sono lontani gli sfarzi primi anni 2000, Davide non si vede. La sua speranza, e anche quella di Nicolas Prost e Jérôme D'Ambrosio, altre riserve, è che la seconda guida, il francese Romain Grosjean, ne combini qualcuna delle sue, vedi incidenti vari, anche in questa stagione. Da fuori, la E21 non sembra granché differente dalla versione 2012. È rimasto persino il brutto scalino, ma ha ragione il direttore tecnico James Allison a dire che le novità stanno dentro, con un sistema DRS che consentirà finalmente l'uso anche della seconda fase di stallo dell'ala, quella passiva, tante volte provata l'anno scorso ma mai in gara. Pance più simili a quelle della Red Bull 8, così come la zona scarichi, copia quanto fatto da Newey l'anno scorso per convogliare i gas sulle ruote posteriori e sfruttare quello che si chiama effetto coanda. Siamo cresciuti, ha detto il team principal Eric Bouillet, e l'obiettivo è quello di ottenere podi in maniera costante nella stagione. Terzo nella classifica generale 2012, ciliegina sulla torta la vittoria di Abu Dhabi, Kimi Raikkonen non sembra altrettanto ottimista, ma conosciamo l'entusiasmo a parole del finlandese. In pista, Iceman è tutta un'altra cosa. Segnatevi fin d'ora questo appuntamento, venerdì dalle 10:30 all'interno.